Con Cecilia Nolides raccontiamo una Sicilia completamente, diciamo, nuova, è un affresco proprio con una visione romantica, una visione diciamo di, veramente di armonia, di colori, di ricchezza di questa terra. Partiamo proprio dalla terra che è in questo caso Sciacca, è proprio la protagonista quasi di questo romanzo perché tutti i personaggi ruotano attorno alle proprie radici che ritrovano e che con autenticità rivivono grazie all'esperienza di questa, tra virgolette, di questa vacanza. Proprio l'inizio del film è questa ragazza americana, una modella che viene a fare delle foto qui in Sicilia e per vari motivi rimane incastrata in questi valori diversi. Io invece interpreto Francesca, sono con mio marito, una siciliana che però è trapiantata in Inghilterra da tantissimi anni, che da tanto non torna in questa terra e che con sua figlia vanno, mamma, papà e figlia, vanno a fare una vacanza. Inizialmente sembra una vacanza più semplice, quasi più, così, più non da 5 stelle, invece vedremo che piano piano dalle 5 stelle scopriranno molte altre cose che riportano anche a quella ricchezza, ma che non è solamente quella dei soldi. Il film parla della Sicilia in quanto elemento risanificatore di tutte le anime, di tutte le persone che lasciano la Sicilia per cercare, perché pensano che di non avere abbastanza e vanno a cercarla altrove, ma come la lasciano hanno un vuoto dentro che più che stanno lontani più si ingrandisce, più si ingrandisce, più si ingrandisce, diventando delle voragini, cosa che possono solamente colmare ritornando e essere circondati dal bello che questa terra può offrire. In Sicilia ormai si vive da un'eredità che ha dato film importantissimi come Il Padrino, che sono stati distribuiti in tutto il mondo, però è quel messaggio lì che ti dà. E ad oggi quindi, venendo da quello, anche i pochi film italiani che riescono a trovare una strada e arrivare dall'altra parte dell'oceano, girati in Sicilia, basta che abbiano una piccola coppola strana, storta, un minimo ambigua, che il messaggio è quello: bellissimi posti, ma c'è la mafia. Per me è stato un onore rappresentare la Sicilia da palermitano, da siciliano, oltre che ho sempre sognato di arrivare al cinema, ma non mi sarei mai aspettato di arrivare e fare il primo film appunto nella mia terra. Questo è stato un sogno, una favola ad occhi aperti, quindi sono molto, molto contento di averne fatto parte.